seconda vittima molisana. Stamattina è deceduta l'84enne di Riccia, che era ricoverata al Cardarelli. I positivi al coronavirus sono 41, ma il dato è destinato a crescere. 84enne di Monte Roduni, positiva al Covid-19, finisce al pronto soccorso e nella radiologia del Veneziale ospedale sanificato, personale sottoposto a tampone in diretta da Isernia. Riccia e Montenero di Bisaccia blindate, vietato entrare e uscire dai paesi. Nel comune Fortorino rinviata la festa di San Giuseppe, il sindaco commosso: è dura ma ce la faremo. 7 consiglieri comunali rassegnano le dimissioni, il sindaco di Agnone, Marco Vecchio, decade. Regia occulta dietro questa operazione, dice: 25 anni della posa della prima pietra dell'attuale Gemelli Molise il 19 marzo 1995 sulle colline di Monte Vairano, la benedizione di San Giovanni Paolo II. Infine lo sport, il calcio, Campobasso, la carica di bontà, basket, le Magnolie si allenano a casa, gli esercizi della Mancinelli. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Dunque, l'avete sentito dai nostri titoli, seconda vittima molisana. Questa mattina è deceduta l'84enne di Riccia, che era ricoverata al Cardarelli. I positivi sono 41, ma il dato è in continua crescita. Avremo tra qualche minuto in collegamento telefonico il governatore del Molise, Donato Toma. Prima andiamo ad Isernia dal nostro Nicola De Santis, che è in diretta con il responsabile del pronto soccorso di Isernia, Lucio Pastore, un 84enne di Monte Roduni, positiva al coronavirus. Ieri sera è stata assistita dai medici del pronto soccorso e dai medici della radiologia del Veneziale. Ospedale sanificato questa mattina, personale sottoposto a tampone. Le ultime novità, andiamo subito ad Isernia perché il dottor Pastore deve lasciarci il prima possibile. Nicola De Santis, buon pomeriggio a te e a Pastore. Sì, intanto sta andando via un'ambulanza appena giunta dall'Alto Molise, ha scaricato un paziente all'interno del pronto soccorso, paziente costretto ad attendere fuori per quelle che sono le nuove misure anti-Covid. Dottor Pastore. Sì, questo paziente stava venendo da Campobasso perché ormai è chiusa la pediatria a Campobasso, essendo stato trasformato Campobasso in ospedale Covid, e quindi Isernia accetta anche tutti i pazienti pediatrici in questo momento. La situazione comunque non è semplice da gestire. Avete scavalcato la tenda per il pre-triage allestendo un locale interno al pronto soccorso ma autonomo, e quindi un locale isolato rispetto alla struttura. Allora, diciamo, fino a ieri non era possibile usufruire di questa variazione che avevamo fatto nella struttura interna. Da oggi abbiamo una sezione completamente separata su cui possiamo allocare i pazienti anche sospetti, per cui è molto più facile poterli gestire, anche se rimane il problema per una diagnosi della TAC, perché per fare la TAC dovremmo sempre passare all'interno dei locali dell'ospedale. E poi è un po' quello che è successo ieri, no? Si fa l'intervista ai familiari della paziente, i quali familiari escludono una sintomatologia compatibile col Covid, quindi si porta la paziente qui al pronto soccorso, dopodiché entra in reparto, perché se non c'è febbre, non c'è tosse, non ci sono sintomi visibili, solo la TAC può stabilire realmente qual è la problematica. Il problema della paziente di ieri è proprio questo, cioè che era una paziente che veniva da una situazione di allettamento di alcune settimane, quindi dove nel dato anamnestico non c'era un rapporto possibile, non aveva febbre, e il collega l'ha portato qui appunto perché c'era un quadro di polmonite da chiarire, ok? Allora, da questo punto di vista, per chiarire questa polmonite non possiamo farlo in tenda, dobbiamo per forza fare una radiografia o un TAC. Stamattina il reparto è stato completamente sanificato. Voi non siete in quarantena perché occorrono 3-4 giorni prima di poter fare il tampone sostanzialmente, e poi soprattutto perché c'è carenza di personale. No, allora, non siamo in quarantena perché secondo le nuove norme, in rapporto al tipo di malattia, noi in pratica continuiamo a lavorare, come vedete io sono bardato con doppia mascherina per evitare eventuali contaminazioni, ma se non compaiono segni dalla febbre
o la tosse o altri segni di malattia, io continuo a lavorare per tutto il periodo come se non avessi niente. Sto soltanto avendo delle precauzioni per non infettare eventualmente altre persone. Misuro la febbre tutte le mattine e valuto da medico se ci sono segni che mi possono far pensare a un'eventuale malattia. Se non ci sono, continuo a lavorare. Isernia era un'oasi felice, oggi non lo è più. La sua sensazione è che ci possa essere un focolaio? Ma mi sembra abbastanza evidente. Se andiamo a vedere quello che sta succedendo, improvvisamente si apre un insieme di casi che sembrerebbero stanno uscendo fuori. Molti mi dicono che siano positivi a livello della struttura della Neuromed come pacienti. Allora il problema è di capire, poiché ha un'utenza extraregionale, se effettivamente ci può essere lì un qualcosa che determina un'alterazione di quella che è la situazione locale. Però è da vedere, non posso essere io che vado a valutare questo problema. Nicola, domande da studio. Sì, Nicola, soltanto una precisazione: sono 8 i pazienti della neuroriabilitazione del Neuromed che sono risultati positivi al Covid-19. I risultati sono pervenuti questa mattina. Io ringrazio te, ringrazio il dottor Lucio Pastore. Grazie per il vostro importante contributo. Solo velocissimamente in conclusione. Velocemente. Dottore, lei ha paura? No, paura, non ho paura, sono tranquillo, so che è una malattia che per l'80% delle situazioni non dà sintomatologia, scarsa sintomatologia, per quel 20%, se noi non addensiamo i pazienti, possiamo tranquillamente rispondere con i nostri ospedali e l'azienda si sta comportando bene. Quindi da questo punto di vista, se riusciamo ad evitare un contagio tale per cui si addensa troppa patologia, anche quel 20%, con quel 5% che potrebbe aver bisogno di assistenza rianimatoria, noi lo possiamo tranquillamente sopportare. L'invito è quello di restare a casa. Questa è la prima cosa. Meno contagio c'è, più si diluisce un'eventuale infezione e più abbiamo la possibilità di non avere problemi. Grazie. Bene, grazie al dottor Pastore, con l'augurio di un buon lavoro. Linea allo studio. Grazie a Nicola De Santis, grazie a Lucio Pastore, in diretta telefonica il presidente della regione Donato Toma. Presidente, buon pomeriggio e grazie per la sua disponibilità. Allora, sono le 14:10 quasi, facciamo un po' il punto della situazione. Guardi, voi il punto della situazione già l'avete fatto, non avete bisogno che lo faccia io il punto della situazione, e per ora non intendo farlo perché sono molto impegnato e quindi sono disponibile perché ritengo che l'informazione vada data. Ho sentito il dottor Pastore che vi ha dato delle informazioni per la verità molto puntuali, e quello è l'atteggiamento che dobbiamo avere, e concordo con quello che ha detto. Le notizie che ho sentito sono notizie pressoché esatte, per cui è inutile ripeterle all'inverosimile. Io però, se mi consentite, vorrei fare un appello. Certo, assolutamente. Un appello ai medici. Ad oggi ancora non arrivavano domande dei medici disponibili ad essere contrattualizzati, non a fare volontariato, ad essere contrattualizzati dall'ATREM. Il mio appello è: abbiamo bisogno di medici. Tutti i tipi di medici, manifestatevi, abbiamo bisogno di medici, perché le nostre strutture, pur avendo spazi a disposizione, disponibili, non possono funzionare senza medici, chiaramente anche col personale parasanitario e infermieristico, però di quelli c'è più disponibilità. Abbiamo necessità di medici, abbiamo bisogno di medici, lo posso ripetere all'infinito, cortesemente, candidatevi. Assolutamente, siamo d'accordo con lei, Presidente. Senta, Presidente, lei ieri con due ordinanze diverse ha blindato Riccia e Montenero. Quel genere di provvedimento può essere allargato ad altri territori? A cosa sta pensando? Guardi, quel provvedimento ha una certa validità se tu lo circoscrivi a territori abbastanza piccoli e focolai possibili o focolai in corso. Noi abbiamo delle situazioni in quei territori di focolai
in corso, ma abbiamo situazioni di focolai possibili, non possiamo rischiare, abbiamo delle quarantene in corso e non vogliamo che se queste quarantene si dovessero tramutare in positività, che questo contagio venga trasferito ad altri comuni. E questo è l'unico motivo, con un po' di raziocinio tutti quanti riusciremo a bloccare il contagio. Arriverà qualche altro provvedimento nelle prossime ore, Presidente? Ci dicono che sta lavorando a nuovi provvedimenti. Sto aspettando una relazione dell'ASREM su un certo territorio, poi vedremo, per ora non è previsto altro provvedimento. Va benissimo. Un'ultima cosa, perché so che è molto impegnato. Lei aveva detto nel fine settimana ci sarà il picco del numero dei contagi. In effetti siamo a oltre 40 persone questa mattina. Sono destinati purtroppo a crescere. Salire. Ecco, io questo volevo chiederle. Però guardi, io le dico una cosa. Il dottor Pastore è stato molto molto circostanziato. L'80% di questi casi si concludono bene, si concludono addirittura senza sintomatologia, quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere però una particolare attenzione a seguire le regole di aumento delle distanze sociali, altrimenti mettiamo a rischio la nostra popolazione più anziana. Certo. Grazie. Poi le anticipo che da stasera. Ecco, ci anticipi qualcosa? Sì, ci sarà un bollettino giornaliero? Ci sarà un bollettino giornaliero, lo faremo io e il direttore generale Florenzano e il capo del quarto dipartimento di protezione civile. Bene, grazie al presidente della regione Donato Toma. Grazie presidente. Arrivederci. Grazie per essere intervenuto nel nostro TG. Tra un po' andremo a Riccia, dove in diretta per noi c'è Cristina Niro, diciamo in precedenza. Riccia e Montenero, comuni blindati, avete sentito anche il presidente della regione Donato Toma. Prima però ascoltiamo questo servizio, un contributo, perché dicevo in apertura di telegiornale c'è la seconda vittima molisana, stamattina è deceduta l'84enne di Riccia che era ricoverata al Cardarelli. Vediamo il servizio. Sono due i molisani stroncati dal coronavirus dopo l'82enne Salvatore Cannarsa di Termoli, deceduto al Cardarelli di Campobasso. Stamattina la notizia della morte della signora di 84 anni di Riccia, ricoverata in terapia intensiva 3 giorni fa. Al Cardarelli c'è anche la donna di Monteroduni, risultata positiva dopo essere passata ieri pomeriggio per il pronto soccorso di Isernia. In contrada, Tappino, anche il neurochirurgo di Filignano, mentre è al Neuromed in isolamento il paziente campano che ha contratto il Covid-19. I positivi intanto salgono a 41, ma il dato è destinato a crescere. Tra i contagiati dell'ultima ora ci sono 3 medici del 118 di Boiano venuti a contatto con il collega 55enne di Campobasso, ma a distanza a Termoli e operato presso il 118 di Riccia, una extracomunitaria residente a Termoli e un altro cittadino della città adriatica. Positivo al tampone anche il 60enne di Rionero, Sannitico, il cui primo tampone aveva dato esito negativo. L'uomo, recatosi inizialmente a Castel di Sangro, era stato trasferito all'Aquila. A darne notizia il sindaco di Rionero, Palmerino D'Amico, il quale ha assicurato che l'uomo è in buone condizioni e la famiglia in quarantena. Allora, avete sentito dal servizio il paziente di 83 anni positivo al coronavirus al Neuromed di Pozzilli. Da lì nuovi controlli, nuovi tamponi. Ebbene, risultati pervenuti questa mattina, si legge in una nota ufficiale del Neuromed di Pozzilli, evidenziano i risultati che tutti i pazienti ricoverati in rianimazione sono negativi, mentre solo 8 pazienti della neuroriabilitazione sono positivi, benché del tutto asintomatici. La direzione Neuromed ha immediatamente inoltrato alla direzione generale dell'ASREM e agli organi di governo regionale la richiesta di trasferimento urgente dei pazienti Covid positivi, anche se ad oggi del tutto asintomatici. Paese blindato, Riccia e Montenero. Questa mattina siamo andati nel comune della provincia di Campobasso. Se il coronavirus non avesse stravolto la vita di ognuno, in occasione della festività di San Giuseppe qui a Riccia, in questi giorni ci sarebbe stato il viavai di donne indaffarate a spostarsi tra le diverse abitazioni di parenti e amici per la preparazione delle 13 pietanze da consumare in onore di San Giuseppe. Niente di tutto questo oggi accadrà, niente di tutto questo che serva a sollevare l'animo e a rispettare la tradizione.
Da ieri sera il comune di Riccia è blindato, non si entra e non si esce. Sindaco, Riccia è una cittadina blindata, lo è da ieri sera, lo sarà fino al 3 aprile. Qual è la situazione al momento? La situazione al momento, praticamente hanno messo tutto il paese in quarantena, quindi siamo blindati, non possiamo uscire, non possono entrare le persone tranne i beni di prima necessità. Faccio pure un appello ai cittadini, non vi preoccupate, gli alimentari, le farmacie eccetera resteranno aperti. Il contagio che ha messo in discussione la comunità riccese sarebbe riconducibile al medico del 118 originario di Campobasso in servizio nella postazione locale. E poi il paziente di 87 anni, padre del 55enne, sceso da San Donato Milanese. Persone contagiate di Riccia è una sola che colgo l'occasione per salutare e fortunatamente sta anche bene, non ha la febbre, non ha la tosse, sta ricoverata a malattia infettiva. Lei come sta vivendo da primo cittadino questo momento così delicato? Questo è un momento molto delicato. Molto difficile perché ci è caduto tutto addosso, però coraggio e bisogna andare avanti. Prima di sentire Michele Iorio e la sua ricetta, cosa dovrebbe fare il Presidente della Regione? Due notizie velocissime. La prima, il Comune di Isernia ha interdetto all'attività motoria tutta la zona di Le Piane, perché gli isernini continuano ad andare a correre in quella zona. Ebbene, da questo momento è completamente interdetta. E poi il sindaco di Monteroduni e tutti i dipendenti comunali si sono messi in quarantena perché la figlia della donna positiva al coronavirus di Monteroduni lavora in municipio. Ebbene, il sindaco e i dipendenti sono in quarantena. Ed ora Michele Iorio, secondo lui in questa emergenza il presidente della regione Molise dovrebbe assolutamente fare quattro cose. La prima, riutilizzare come ospedali i centri di Larino e Venafro. La seconda, garantire una maggiore disponibilità di posti letto per la rianimazione, di conseguenza è necessario l'approvvigionamento di attrezzature e l'assunzione di personale. Si potrebbe coinvolgere, dice Iorio, l'Università del Molise, magari contattando le scuole di specializzazione italiane in anestesia tramite la facoltà di medicina. 3. Eseguire i tamponi a tutto il personale sanitario, compresi i farmacisti, ai pazienti già ricoverati negli ospedali, allo scopo di avere una mappatura per individuare possibili focolai di infezioni per gli asintomatici. 4. Assumere un numero sufficiente di infermieri e del personale del comparto senza esitazioni. Andiamo nei comuni, vediamo il videomessaggio del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, che chiude i bar della stazione di servizio. Siamo andati oltre le disposizioni del governo, aggiunge poi l'appello ai venafrani: andare ad acquistare i gratta e vinci o a giocare all'otto non è necessario, questi giochi non sono più consentiti, la gente deve restare a casa. Alfredo Ricci. In queste ore ho adottato delle ulteriori misure limitative, restrittive dei movimenti, sempre nella logica di evitare quanto più possibile che la gente esca di casa senza ragioni effettive. E quindi ho cercato anche di andare oltre quelle che sono le disposizioni del governo. Il governo aveva lasciato aperti i bar delle stazioni di servizio, ho ritenuto di doverli chiudere perché dopo aver fatto intervenire diverse volte in attività di controllo la polizia municipale, dopo avere quindi riscontrato che dinanzi a questi bar sostavano non soltanto gli automobilisti di passaggio, ma che si rischiava di rendere appunto queste attività un luogo di frequentazione quasi quotidiana, ecco, ho creduto di doverne disporre immediatamente la chiusura. Nel contempo, poiché qui bisogna mettersi in testa e quei pochi che ancora non l'hanno fatto, è bene che comincino seriamente a darsi da fare in questa direzione e a farsi un esame di coscienza per sé e per gli altri, bisogna mettersi in testa che i movimenti sono consentiti soltanto per motivi di necessità. E in questo senso ho ritenuto che andare ad acquistare un gratta e vinci o giocare all'otto non sono motivi di necessità e quindi ho bloccato
su tutto il territorio comunale la possibilità dei giochi cosiddetti a vincita, quei giochi che normalmente sono leciti e che da oggi in poi fino al 25 marzo, ovviamente salvo le ulteriori proroghe che il governo disporrà, da oggi in poi questi giochi a Venafro non sono più consentiti. Non escludo nell'arco della giornata di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, ne stiamo ragionando con le forze dell'ordine, con i colleghi di amministrazione, poiché qui le persone devono mettersi in testa che devono restare a casa. Buona parte dei miei concittadini stanno rispettando questa indicazione e li ringrazio per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando, per l'attenzione alle regole, anche per le segnalazioni che mi stanno inviando. C'è però una percentuale piccola di persone un po' più indisciplinate o che ritiene che l'autocertificazione o questa facoltà del passeggio e della corsa siano un lascia passare per fare qualunque cosa, ecco, a questi cittadini evidentemente bisogna spiegare in maniera un po' più rigida e rigorosa che evidentemente il precetto che invece è stato imposto nell'interesse di tutti, anche loro, è quello di restare a casa. Notizie che arrivano ovviamente in diretta, parliamo della FCA di Termoli che sospende l'attività dei reparti dei motori dal 12 marzo al 13 maggio, quindi fino al 13 maggio per il personale dei motori, per loro è stata richiesta la cassa integrazione, parliamo di qualcosa come 1676 dipendenti, maggiori dettagli ovviamente nel corso dell'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Ora un servizio sul sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, che chiede di controllare le attività commerciali e l'ufficio postale presenti sulle statali 85 e 158. Vediamo. Ridurre al minimo le possibilità che il Covid-19 possa diffondersi. Con questo obiettivo il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha scritto al prefetto di Isernia, al presidente della regione e ai vertici di ASREM e Protezione Civile. Nella nota, inoltrata per conoscenza al presidente della provincia di Isernia e ai carabinieri della stazione di Montaquila, il primo cittadino evidenzia la necessità di aumentare i controlli e di attenzionare gli esercizi commerciali e gli uffici postali presenti sul territorio. Un territorio, quello di Montaquila, attraversato da due importanti arterie stradali, la strada statale 85 e la strada statale 158, percorse ogni giorno da migliaia di veicoli e mezzi pesanti al cui interno ci sono persone provenienti da altre regioni, potenziali vettori del virus, persone che si fermano presso le attività commerciali presenti sulle statali, in particolare l'ufficio postale di Rocca Ravindola, la stazione di servizio, i centri commerciali e discount. Maricci è andato oltre e con un'ordinanza di stamattina ha sospeso l'esercizio del commercio ambulante di tutte le categorie merceologiche e chiuso il cimitero, salvi casi di necessità, il parco giochi e le altre aree verdi comunali. Restano inoltre efficaci tutte le disposizioni legate alle precedenti ordinanze sindacali, nonché tutte le norme nazionali e regionali, purché non in contrasto con l'ultimo provvedimento. Per quanti usciranno di casa contravvenendo alle disposizioni nazionali, sarà prevista una sanzione amministrativa di un minimo di 50 euro. Il sindaco avvisa altresì che il mancato rispetto di quest'ultima ordinanza sarà punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Marciano Ricci confida infine nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus. Ancora una puntata speciale di Conto alla rovescia dedicata agli approfondimenti sul coronavirus, puntata che andrà in onda come sempre domani sera, venerdì, a partire dalle 21 in studio Pasquale Damiani, numerosi gli interventi per conoscere meglio questo virus che preoccupa il mondo intero. Clamoroso, ad Agnone cade Marco Vecchio, 7 consiglieri comunali rassegnano le dimissioni, il sindaco decade, regia occulta dietro questa operazione, ci ha confessato al telefono il servizio di Nicola De Santis.
Sette consiglieri comunali di Agnone hanno rassegnato le dimissioni questa mattina. Saia, Catauro e Sabelli dell'opposizione, insieme a Scarano, ancora della minoranza. L'ex vice sindaco Linda Marcovecchio e l'ex assessore Melloni. Infine Cellilli per la maggioranza. Dunque, l'avvocato Lorenzo Marcovecchio non ha più i numeri per governare. Sì, lo so, ma lo sanno in tanti. Agnone è una comunità. Agnone è una comunità, sa le motivazioni che ci possono stare, ci mancherebbe, facciamo politica, è forse un termine un pochettino troppo ampio per queste piccole realtà. Facciamo, ecco, nel gioco delle parti, ci sta insomma il desiderio di far cadere un'amministrazione, le ambizioni personali, la volontà di dimostrarsi migliore o peggiore nel saper amministrare. L'unica osservazione che mi sento, ma sicuramente forse anche sbagliando, di fare io, ma non perché Lorenzo Marcovecchio fino a un paio d'ore fa era il sindaco di Agnone, è che io avrei aspettato la fase dell'emergenza. Solamente questo, io avrei aspettato che passasse quantomeno questa lotta contro un nemico invisibile, visto che tutta Italia, tutto il mondo è presa da questa pandemia, visto che sul ruolo dei sindaci ci sono responsabilità tali come da un punto di vista sanitario, io avrei aspettato. Loro hanno ritenuto di doverla fare così, tra l'altro in una giornata che per Agnone è una giornata particolare, noi oggi festeggiamo il 25esimo della venuta di San Giovanni Paolo II, hanno ritenuto di fare così, ne risponderanno loro davanti alle loro coscienze, ma Agnone è nata prima di me e sicuramente continuerà dopo di me anche in maniera migliore. Mi vengono in mente un paio di cose. Centrale a biomasse, c'è stata la polemica sul caracciolo, ci sono state le elezioni in provincia, tutte fasi critiche che poi hanno portato alla situazione odierna. Allora, ci sono state, c'è stata la questione del caracciolo che io tendo a ribadire sarà area particolarmente disagiata, perché così avevamo e abbiamo ottenuto dal sottosegretario Sileri la presenza dei commissari, quindi quello è un impegno preso, un impegno che sarà mantenuto. C'è stata la centrale biomasse, c'è stato un unico filo conduttore, per la gente di Agnone lo sa, c'è stato un unico filo conduttore, un unico disegno, un unico manovratore. Ripeto, ci sta, non stiamo rivendicando nulla, ci sta la fase politica, cioè, ripeto, come opportunità secondo me è totalmente errata, da un punto di vista di tempistica è totalmente errata, però ci sta. Beh, siamo d'accordo con il sindaco, con l'ex sindaco Marcovecchio, per la resa dei conti si poteva onestamente aspettare un momento diverso. Ci saranno ripercussioni anche in consiglio provinciale di Isernia, dove entrano Pierluigi Pacitti e Mario Antonelli al posto di Daniele Saia e Linda Marcovecchio, e infatti i due, avendo perso lo status di consigliere comunale, decadono anche da consiglieri provinciali. La cronaca: i carabinieri di Isernia hanno trasferito ai domiciliari un trentenne residente in provincia che nel tempo si è reso responsabile di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto droghe pesanti, a favore di assuntori dei paesi limitrofi. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno rilevato numerosissimi contatti tra l'arrestato e soggetti giovanissimi noti quali assuntori. La squadra volanti della questura di Isernia è intervenuta in soccorso di una signora anziana che vive da sola in casa, la quale in seria difficoltà a causa delle limitazioni alla circolazione non era in grado di neppure di poter fare la spesa. Difatti la signora, non potendo uscire ed in un momento di sconforto, ha richiesto ausilio alla polizia. Prontamente una volante si è recata presso l'abitazione della donna, si è sincerata del suo stato di salute e di cosa avesse bisogno, e si è presentata, vista la particolare situazione personale di difficoltà dovuta all'età avanzata e alla mancanza di persone che potessero provvedere a lei, a recarsi presso un negozio di alimentari per effettuare la spesa, l'acquisto di beni di prima necessità.
25 anni della posa della prima pietra dell'attuale Gemelli Molise. Il 19 marzo del 1995, sulle colline di Monte Vairano, la benedizione di San Giovanni Paolo II. Vediamo i particolari nel servizio. Il 19 marzo è una data memorabile per il Molise. 25 anni fa, il 19 marzo 1995, venne infatti posta la prima pietra di quello che sarebbe diventato il centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche. In quell'occasione San Giovanni Paolo II giunse sulla collina di Monte Vairano a Campobasso per benedire la prima pietra. 11 anni dopo, il 24 giugno 2006, la struttura venne solennemente intitolata al nome del pontefice, così vicino e affettuosamente legato all'Università Cattolica, e a lui è per sempre dedicata. Il centro che qui sta per sorgere sarà in grado di offrire un'assistenza di elevata qualità scientifica e tecnologica, alla quale, ne siamo certi, non mancherà l'indispensabile anima capace di fare di una struttura altamente specializzata un'autentica casa di cura e di formazione sanitaria a dimensione umana. Le parole pronunciate da Papa Wojtyla 25 anni fa. Il 3 dicembre 2010 nasceva, su iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II, che dal 1 novembre 2019 ha assunto la denominazione di Gemelli Molise S.P.A. Un cambiamento nel segno della continuità, un percorso iniziato a luglio del 2018, quando la struttura è stata integrata a tutti gli effetti nel perimetro di offerta clinico-assistenziale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Questo ulteriore passo consente di migliorare ancora di più la qualità dei servizi offerti al territorio e conseguire importanti sinergie nella condivisione di percorsi comuni. Le buone pratiche cliniche, assistenziali e gestionali sviluppate dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS diventano modelli per tutte le strutture ospedaliere collegate. Si rafforza dunque il network di relazioni e collaborazioni che vanno a beneficio di una platea sempre più estesa di territori e di comunità. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il meteo. Queste le previsioni per venerdì 20 marzo. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature: Campobasso 7-16, Isernia 3-18, Termoli 10-15, Venafro 2-19. Bene, tutto per questa edizione. Prima di passare allo sport, di ridare la linea alla regia, riepiloghiamo un po' i numeri. Seconda vittima molisana, l'84enne di Riccia, 41 il dato dei positivi, ma il dato è destinato a crescere sempre di più. Linea alla regia, tra pochissimo poi ci sarà la pagina sportiva, avremo in collegamento telefonico il capitano del Campobasso, Francesco Bontà, a tra poco. Lo sport, il calcio di Serie D, abbiamo in collegamento telefonico il capitano del Campobasso, Francesco Bontà. Francesco, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Grazie ciao per aver accettato il nostro invito. So che è difficile parlare di calcio in questo momento. Ecco, la prima cosa che ti chiedo è questa: come stai vivendo questa situazione? Sì, adesso sono qui a casa, niente, faccio allenamento e mi preparo per i prossimi allenamenti se si faranno. Senti Francesco, si ipotizza di scendere in campo anche a maggio, a giugno magari anche con doppi turni mercoledì, domenica, è una soluzione per te fattibile? Sì, dai, sicuramente purtroppo è successo questa cosa, questo problema, però noi l'affronteremo in maniera giusta.
faremo allenamenti adesso da soli a casa e poi quando ci sarà gli allenamenti che faremo a campo basso per sicuramente giugno, finirà sicuramente a giugno il campionato. Anche perché voi, Francesco, anche perché voi avete un obiettivo da raggiungere, no? Bisogna vincere il campionato. Molto importante, poi. Sì, molto importante. Senti, noi, infatti, solo per quello. Ecco, ci credete nella vittoria del campionato? Vorrei dire, dopo quello che avete fatto, insomma, dopo la rincorsa che c'è stata. Noi ci abbiamo sempre creduto, sia sin dall'inizio, poi giustamente all'inizio non è andato così tanto per la quale, però poi ci siamo ripresi e adesso andiamo avanti per prendercela, poi giustamente come andrà non lo so, però noi ce la faremo tutta. Senti Francesco, è una domanda che facciamo un po' a tutti i tesserati del campo basso, l'abbiamo fatta qualche giorno fa al direttore sportivo Stefano De Angelis, la voglio fare anche a te, ma rispetto a quella gara di Agnone, al derby di Agnone del 26 ottobre, cos'è cambiato? Perché la rosa è rimasta grosso modo quella, però questo è un altro campo basso. No, sicuramente qualcosina è cambiato, ma niente di che, giustamente siamo diventati più squadra e comunque la pozione magica per vincere o per andare bene è il gruppo. Se il gruppo sta bene e siamo tutti affiatati, quello non ci batterà mai nessuno. Non c'è un altro segreto, il gruppo dunque. No. Grazie Francesco, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a Francesco Bontà, capitano del Campobasso, l'avete sentito, è carico nonostante tutto quello che stiamo vivendo. Dal calcio al basket parliamo della Magnolia, le ragazze si allenano a casa, gli esercizi di Mancinelli, vediamo la clip. Buongiorno a tutti, l'esercizio che andrò a eseguire ora è un esercizio che si può tranquillamente fare nelle proprie abitazioni, basta munirsi di un asciugamano o un tappetino e l'esercizio è il crunch di petto, dove andrò ad allenare il muscolo retto dell'addome. Ciao a tutti e buon allenamento! E allora non andate nei parchi, non uscite, potete allenarvi tranquillamente a casa. Questo è il messaggio della giocatrice della Magnolia Mancinelli. È tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buon pomeriggio. Arrivederci.